Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Tra le righe, incontro con l'autore. Questa settimana andremo alla scoperta di un grande artista, andremo alla scoperta di Renato Zero, lo facciamo attraverso un libro edito da L'Ancora, è scritto a quattro mani da Elio Berti e Luisa Vassallo in collegamento Skype con noi. Ciao Luisa, bentrovata. Ciao a tutti e ben ritrovati, è vero, grazie per avermi invitata ancora. Beh, non potevamo, come dire, perdere l'occasione per parlare di questo libro, appunto, come dicevo, scritto a quattro mani, intitolato Arrivo a Zero, sulle tracce di Renato. Un libro che nasce dal ritrovamento di un quadernetto arancione. Dai, raccontaci di questa scoperta e come questo quadernetto di appunti, questo diario, vi ha portato a scrivere un libro dedicato a Renato Zero. Allora, innanzitutto svelo la verità, il quaderno esiste ed è stato scritto di suo pugno dall'autore misterioso di questo diario. Allora, l'idea era questa, era la voglia di raccontare di Renato Zero, ma non di fare la solita biografia, ce ne sono tante in commercio, quindi non era necessario scrivere un'altra volta la vita di questo grande autore. Però avevamo a cuore di indagare proprio nel cuore di Renato Zero, di andare nella profondità del suo animo, del suo spirito, perché in molte canzoni lui svela un'appartenenza, una fede che ci hanno fatto fare delle domande. E allora che cosa è successo? Invece di fare appunto l'ennesima biografia, un po' inventandola, un po' no, abbiamo scritto questo libro che è stato definito quasi anche un po' un romanzo, dove praticamente il filo conduttore è il ritrovamento di questo quaderno arancione scritto da un personaggio sconosciuto che poi magari si va a capire strada facendo che è l'altro autore, cioè Elio Berti, e immaginiamo che una donna, che magari potrei essere io, trova questo quaderno a bordo di un aereo e non trovando il proprietario se lo porta dietro e lo legge. Questo quaderno contiene gli appunti di vita di un uomo, prima di un ragazzo che poi diventa uomo e che racconta la sua vita appunto di adolescente, poi di giovane lavoratore, di padre, eccetera. Vive nella sua storia, nel suo tempo, nel suo spazio, al cospetto e alla luce delle canzoni di Renato Zero, che ammetto, io non conoscevo, e attraverso le riflessioni, il percorso umano di questo autore del diario, insomma, alla fine riesco a scoprire e a sua volta interrogano anche me. L'originalità di questo libro è non solo appunto la rilettura, come leggo anche in quarta di copertina, del personaggio Renato Zero e della sua produzione artistica e musicale, che fin dagli inizi, anche se gli esordi di Renato Zero sono stati molto anticonformisti, diciamo, la rilettura, proprio la sua produzione artistica è stata fin dagli inizi segnata da una profonda ricerca spirituale. E un'altra particolarità di questo libro è il parallelismo tra il tuo diario, quindi di una donna che ha scoperto Renato Zero, potremmo dire solo ultimamente, e poi invece quella di il diario di Elio Berti, che è un grande appassionato, un sorcino proprio fin dagli esordi di Renato Zero. Quindi questo mettere insieme, potremmo dire, anche due visioni diverse di questo grande artista. Sì, esatto, mentre lui si fa accompagnare appunto in tutto il suo percorso cronologico proprio dalle canzoni di Renato Zero, io arrivo a zero partendo proprio da zero e scoprendo tutto di colpo quello che è il cuore di questo artista. Non che ne fossi a digiuno, perché anch'io da adolescente comunque lo sentivo, lo ascoltavo, le mie amiche al liceo. Ma chi non ha sentito Renato Zero? Però non ero mai andata a fondo, e all'improvviso, appunto, attraverso le parole, le indagini, come dire, di Elio, sono arrivata a scoprire questa grande spiritualità, questa grande fede
che non ero riuscita a cogliere negli anni, proprio perché forse mi ero lasciata semplicemente distrarre dalle pagliette, dalle piumette, dalla trasgressione, dal gioco, dal clown di Renato Zero, e non essendo mai andata a fondo della sua spiritualità, non avevo mai colto appunto questi aspetti veramente interessanti e profondi di questo artista. Ci sono delle frasi, delle canzoni di Renato Zero che sono davvero molto molto belle. Ad esempio, leggo a pagina 115: ma che uomo sei se non hai il cielo? È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Io non prego mai quando sono infelice, io non prego mai quando sono disperato, prego solo quando sono sereno, prego quando mi sembra di non aver bisogno di Dio. Mi piace anche, alla fine chiedete perdono agli addetti ai lavori, ai musicologi, ai sorcini, per, appunto, per quello che avete diciamo, scritto, raccontato. Magari appunto chiedete scusa se non l'avete fatto, forse dal loro punto di vista, con la loro competenza, potremmo dire. Chiedete perdono anche a Renato Zero. Se ci siamo permessi, scrivete di entrare un pochino nel suo cuore. Per passare ai doverosi ringraziamenti, grazie anzitutto ancora a te, Renato, perché hai fatto risuonare un po' il nostro di cuore attraverso la tua poesia. Tu personalmente che cosa hai imparato, Luisa, in questo percorso? Allora, diciamo che le sue canzoni mi hanno veramente accompagnata e aiutata a scoprire tante, appunto, a parte gli aspetti del suo cuore, anche tanti aspetti della realtà. Diciamo che la frase che più mi ha colpita, io ho letteralmente fatto un salto sulla sedia quando ho colto quella canzone, quando lui letteralmente dice: ogni cosa è grazia. E non è facile trovare in un cantante, e poi in un cantante leggero come lui, una frase così vera, così centrata, così importante, così impegnativa anche, che è un atto di fede meraviglioso. Alla luce di questa frase, ogni cosa è grazia, nel corso del lavoro, insomma, e poi lì a seguire, non ho potuto che cercare di dargli fiducia e dire: sì, Renato, hai ragione, ogni cosa è grazia, ogni cosa è dono, e dimenticarci di questa cosa è un peccato grave. Quindi diciamo che questa canzone, in modo particolare, più di tante altre, mi ha veramente colpita e aiutata. Tu, come è scritto nella presentazione, da 1 a 10 sei appassionata di musica a 100, sei tu stessa compositrice di canti e ballate, hai anche scritto, infatti questa è la nostra terza presentazione, il terzo libro che presentiamo. In questo caso sei una coautrice insieme a te, appunto, anche Elio Berti. Una mia curiosità personale, ma quando scrivevi, eri accompagnata in sottofondo dalla musica di Renato Zero, oppure no? Oppure ti lasciavi ispirare prima, di metterti, diciamo, al computer a scrivere? No, 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 prima ho ascoltato lui, prima ho ascoltato lui e ho cercato di far risuonare la sua musica dentro di me e di entrare nel suo mondo per scoprirlo di più. Quindi c'è stata veramente una grossa ricerca. Io ho dovuto recuperare praticamente dagli anni 70 a oggi 30 anni di canzoni, e ho vissuto per diversi mesi nella musica, è stato bellissimo, però prima di tutto ho cercato di ascoltare lui per capire il più possibile, in modo anche umile da parte mia, perché cosa potevo dire prima se non mi mettevo in ascolto? E quindi Certo. assolutamente ero accompagnata, circondata, avvolta dalla sua musica, ed è stato veramente bello, perché anche a livello proprio di io non sono una musicologa, però amo la musica, quindi posso dire le sue sono delle piccole opere, i suoi concerti poi sono degli eventi, degli avvenimenti, non sono dei concerti, cioè non sono una scaletta di musiche proposte una dopo l'altra, sono veramente degli eventi coinvolgenti. Coinvolgenti poi, tra l'altro, una cosa strana, un popolo, perché lui ha creato talmente tanto delle corrispondenze tra il suo cuore e il cuore dei suoi fan,
avendo appunto la necessità non tanto di cantare, a parte la trasgressione, l'amore, ma di cantare la verità delle cose, che ha creato attraverso questa corrispondenza un popolo, quello che è definito il popolo dei sorcini, che lo seguono da diverse generazioni e in qualunque posto lui vada a esprimersi, a suonare, a cantare. Lo seguono proprio come, quasi come una famiglia. E questo è interessante perché non sono tanti i cantanti che hanno al seguito contemporaneamente due, tre generazioni nello stesso momento. Cioè, i cantanti normalmente hanno, non so, come dire, i fan degli anni 70, i fan degli anni 90, invece lui è riuscito in qualche modo, creando queste corrispondenze, a coinvolgere tutti, a farsi seguire da una famiglia, i Sorcini. E allora, quello di Luisa Vassallo e di Elio Berti è un libro che vi consiglio, consigliato naturalmente agli amanti e agli appassionati della musica di Renato Zero, ma anche a chi non è proprio a un sorcino doc. E allora, Arrivo a Zero, sulle tracce di Renato, Ancora editrice. Speriamo che questo libro arrivi a lui, o non so se gliel'avete Sì, già. Ah! speriamo. Benissimo, ottimo, ottimo. Allora Luisa, grazie per essere stata con noi, ti aspettiamo alla prossima occasione, al tuo prossimo lavoro. Intanto davvero in bocca al lupo per tutto quello che fai. Grazie, grazie tantissimo a voi e buon lavoro anche a voi, state facendo un lavoro importantissimo, quindi auguri per tutto. Ciao, alla prossima, grazie Luisa. Grazie.